Allora, buongiorno, stimati colleghi. Vi invito definitivamente a prendere i vostri posti e cominciamo la nostra sessione energetica. Io mi chiamo Costantin Simonov, io sono il direttore generale del Fondo della Sicurezza Energetica Generale Nazionale da Mosca. Prima di dare la parola al primo speaker, vorrei fare una breve introduzione. Se vogliamo trovare un'uscita da quella crisi politica che esiste nei rapporti tra la Russia e l'Occidente, è del tutto evidente che dobbiamo cercare innanzitutto dei punti di contatto economici e cercare di trovare dei nuovi progetti economici. L'energia è la base della nostra cooperazione economica con l'Europa. Io non ci vedo niente di male. E tra l'altro, una delle ipotesi per cui gli Stati Uniti abbiano una posizione così rigida nei confronti della Russia riguarda proprio il fatto che semplicemente commerciamo poco con gli Stati Uniti. Non è un segreto che prima dell'inizio della crisi politica, lo scambio commerciale con gli Stati Uniti della Russia era piccolo, inferiore rispetto a quello dell'Europa, e quindi c'erano meno, diciamo così, lobbisti, che avessero interesse a mantenere buoni rapporti con la Russia. Con l'Europa la situazione è molto diversa, ciononostante vediamo quanto sia poco semplice la situazione. Conosciamo le cifre, quanto sia serio il ruolo della Russia sul mercato europeo. Oggi era intervenuto Sechin, la sola Rosneft controlla il 20% delle forniture di petrolio sul mercato europeo, la Lukoil anche lì sono poco più del 10%, siamo già a 2%. Gazprom oggi controlla il 42% dell'importazione europea di gas. E in questo senso noi ci rendiamo conto che è una storia piuttosto lunga nel tempo di queste relazioni, e quindi ci auguriamo che questa storia non faccia altro che continuare a svilupparsi. Oggi alla prima sessione il suo moderatore Alexei Bobrovsky faceva delle domande, diceva che gli europei sono preoccupati della possibilità di utilizzare le forniture come strumento di pressione politica, ma in realtà sono decenni che noi commerciamo con l'Europa. L'anno prossimo saranno 50 anni dalla fornitura di gas russo in Austria, più di mezzo secolo che commerciamo con l'Europa, col gas, col petrolio, insomma è una storia seria. E abbiamo mostrato, secondo me, ci siamo dimostrati un partner molto affidabile, e ci sono stati dei casi molto interessanti, come per esempio il 2009, ma penso che su questo poi tornerò ancora. Una storia appunto molto significativa. Come che sia, insomma, da parte nostra noi non abbiamo mai minacciato l'Europa di interrompere le forniture o di contravvenire ai nostri obblighi. Fra l'altro, quello che è successo con la Turchia, lo scorso novembre, l'episodio tragico, e le nostre relazioni sono peggiorate repentinamente. Ciò nonostante c'era tutta una serie di misure commerciali introdotte che però non riguardavano le fonti energetiche, non riguardavano i nostri accordi sui prodotti del petrolio, del gas. Tutti i contratti sono stati onorati. C'erano magari delle cause giudiziarie sui prezzi, ma comunque tutti gli obblighi sono stati rispettati. E credo che proprio grazie a questo si sia riusciti a normalizzare così rapidamente i rapporti politici con la Turchia. Ma questo così tanto per darvi un po' di carica. Abbiamo quattro speaker molto interessanti. Pari merito, due dall'Unione Europea e due dalla Russia. Io propongo prima di sentire le loro presentazioni, loro hanno tutti delle slide, e solo dopo passare alle domande. E per primo do la parola al presidente del Consiglio d'amministrazione della Novatek, Michelson. Per chi non lo sa, Novatek è uno dei maggiori produttori di gas privati nella Federazione Russa. L'anno prossimo avvieranno il progetto Yamal per il gas liquefatto naturale, che poi appunto proprio sul discorso dei trasporti marini e terrestri, è proprio grazie ai loro sforzi è stato riattivato il progetto del Nord Stream per unire l'Europa e l'Asia. Magari Michelson si risulta essere lui stesso, quindi, un euroasiatico, suo malgrado magari. Ecco, gli do la parola.